faccia nella vostra vita oggi. You might not even have thought about that. Forse non ci avete nemmeno pensato. Perhaps you came to this conference with certain expectations. Forse siete venuti a questa conferenza con alcune aspettative. Perhaps you've never been to a conference like this. Forse non siete mai stati a una conferenza di questo tipo prima nella vostra vita. And you didn't know what to expect. E non sapete cosa aspettare. So do you really expect to meet with God? Aspettate veramente di incontrare Dio? To receive from God. Aspettate di ricevere da Dio? Perhaps to be healed by God. Forse essere guariti da Dio. Or do you have very limited expectations? Oppure avete un'aspettativa estremamente limitata? Now this is a very important subject. Ora questo è un soggetto estremamente importante. Expectation. Aspettativa. Because what we're going to talk about this morning is faith. Quello di cui parleremo questa mattina è la fede. Faith, expectations. Aspettative della fede. You see, if we have faith, we have expectations. Vedete, se noi abbiamo fede, noi ci aspettiamo qualcosa. If we're not full of expectation, se noi non siamo pieni di aspettative, then we're not really exercising our faith. Non esercitiamo la nostra fede. Let me show you what I mean from the scriptures. Voglio mostrarvelo attraverso le scritture. Different people came to Jesus at different times. Molte persone sono venute al Signore in momenti diversi. But all of them had a certain expectation. Ma tutti loro avevano certe aspettative. And what Jesus did, e quello che il Signore ha fatto, quello che Gesù ha fatto, was to bless them according to their expectation. Fu di benedirli secondo ciò che loro si aspettavano. For example, esempio, there was a woman who had the flow of blood for 12 years. C'era una donna, un'emorroissa, che aveva avuto il sangue per 12 anni. She spent all her money on doctors. Aveva speso tutto il suo denaro nei medici. All with no effect. Senza aver avuto nessun risultato. Then she must have heard about Jesus. Poi forse ha sentito parlare di Gesù. And the people that were being healed through his ministry. E di persone che erano state guarite attraverso il suo ministero. So she said to herself. Perciò lei disse a se stessa. If only I can reach him and touch the hem of his garment. Se solo io posso raggiungerlo e toccare l'orlo del suo mantello. I shall be healed. Io sarò guarita. That was an expectation. Questa era un'aspettativa. If I just touch his clothes, se solo io riesco a toccare i suoi vestiti, I will be healed. Sarò guarito. Expectation. Aspettativa. So, because she had that expectation, e siccome lei si aspettava questo, she pushed her way through the crowd. Si fece strada attraverso la folla. Now, somebody with her condition, alcune persone nella condizione in cui lei era, was not supposed to be in the crowd. Non potevano stare tra la folla. She was what was called ritually unclean. Perché era una donna non considerata pulita. So she was like a social outcast. Perciò era una donna buttata fuori dalla società. And that had been the case for 12 years. E questo era stato quello che lei era stata per 12 anni della sua vita. But now she has a faith expectation. Ora lei ha un'aspettativa con la fede. If I just get to Jesus and touch him, se io solo posso arrivare a Gesù e toccarlo, I will be healed. Io sarò guarita. So she doesn't worry about the social conventions anymore. Non si preoccupa delle convenzioni sociali, non si interessa di questo. She pushes her way through the crowd. Si fa strada attraverso il folla. And she touches Jesus. E tocca Gesù. And immediately she touches him. E non appena lei tocca Gesù, power flows out of Jesus. Potenza esce da Gesù. And Jesus knows that power has flowed out of him. E Gesù sente che questa potenza è uscita da lui. So he says, "Who touched me?" Perciò dice, chi è che mi ha toccato? And the disciples say to him, e i discepoli gli dicono, "You're being pushed and shoved by all these people around." Ma se sei stato spinto e toccato da tutta questa gente,
What do you mean, who touched you? Cosa vuoi dire quando dici chi mi ha toccato? But Jesus knew that he had been touched by faith. Ma Gesù sapeva che era stato toccato con fede. Somebody had touched him with a faith expectation. Qualcuno l'aveva toccato con la fede aspettandosi qualche cosa. And so the woman admitted that it was her. Perciò la donna ammise, sono stata io. What did Jesus say to her? Cosa disse Gesù a lei? Your faith has made you well. La tua fede ti ha guarita. She touched him with a faith expectation. Lei toccò Gesù con l'aspettativa della fede. And she was made well. E fu guarita. There was a centurion. Un centurione. A Roman soldier. Soldato romano. A Gentile. Un gentile. Not even a Jew. Non un ebreo. He had a servant who was sick. Aveva un servo che era malato. And he had a faith expectation. E anche lui aveva un'aspettativa di fede, si aspettava qualcosa con la fede. It was different from that of the woman with the issue of blood. Era diversa quella della donna col sangue. He came to Jesus. Venne a Gesù. And said that his servant was ill. E gli disse il mio servo è ammalato. So Jesus says. Gesù gli risponde. Well, I will come and heal him. Io verrò e lo guarirò. But the centurion says. Ma il centurione rispose. There's no need of that. Non c'è nessun bisogno che tu venga. I'm not worthy to have you come into my house. Io non sono degno che tu venga nella mia casa. Speak the word only. Di una sola parola. And my servant will be healed. E il mio servo sarà guarito. What was that? Che cosa vuol dire questo? His faith expectation. L'aspettativa del centurione con fede. So what does Jesus say? Cosa dice Gesù? It will be done as you have believed. Ti sarà fatto così come hai creduto. And at that very moment, e in quel momento stesso, his servant was healed. Il suo servo fu guarito. Even though the servant wasn't present. Anche se il servo non era presente. What was Jesus doing? Cosa stava facendo Gesù? He was honoring the faith expectation of the centurion. Lui stava onorando le aspettative di fede del centurione. Mary had a visitation from the angel. Maria ebbe una visitazione dell'angelo. Who told her that she was going to have a child. E quest'angelo disse tu avrai un bambino. Who would become the savior. Che diventerà il salvatore. She goes to visit her cousin Elizabeth. Lei va a trovare sua cugina Elisabetta, who is already pregnant with John the Baptist. È già incinta di Giovanni Battista. And when Elizabeth greets her, e quando Elisabetta saluta Maria, she says to Mary, dice a Maria, you are blessed, tu sei benedetta, because you believed that it would be done to you, as the Lord had said. Perché tu hai creduto che sarebbe avvenuto in te ciò che Dio ha detto. When the angel appeared, quando l'angelo apparve, and said she would be pregnant, e disse Maria tu sarai, even though she was a virgin, incinta anche se era una vergine, she believed, lei credette. So Elizabeth said, perciò Elisabetta disse, you are blessed, tu sei benedetta, because of your faith expectation, per la tua aspettativa di fede, you believed what the angel said, hai creduto ciò che l'angelo ti ha detto. Now that was different from Elizabeth's husband. Questo fu diverso dal marito di Elisabetta. When Zechariah had a heavenly vision, quando Zaccaria ebbe la visione celeste, he doubted that his wife could become pregnant. Lui dubitò che sua moglie potesse rimanere incinta. And because he didn't have that same faith expectation, come Zaccaria non ebbe quella fede che si aspettava qualche cosa, he was made dumb. Fu reso muto. And he remained dumb until John the Baptist had been born. E rimase muto finché non nacque Giovanni Battista. And it was when he named him, e fu quando lui pronunciò il suo nome, in obedience to what God had said, in obbedienza a ciò che Dio gli aveva detto, that then his speech was restored. Che la parola ritornò. Can you see in each of these situations? Riuscite a vedere in ognuna di queste situazioni? Jesus is
answering faith expectations. Come Gesù risponde alle aspettative di con fede. A blind man, Bartimaeus. Un uomo cieco, Bartimeo. He cries out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. At first everybody tells him to be quiet. Tutti gli dicono all'inizio di tacere. But he's got a faith expectation. Ma lui si attende qualcosa dalla fede che ha. And so he refuses to be quiet. Perciò lui rifiuta di tacere. He cries out even more loudly. Lui grida ancora più forte. Jesus, Son of David, have mercy on me. Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. And Jesus hears him. E Gesù lo sente. And although there's a crowd of people, e nonostante ci fosse una folla grandissima, he stops, si ferma, and he says, call him. E dice, chiamatelo. So now Bartimaeus is brought to Jesus. Bartimeo viene portato a Gesù. And Jesus says to him, e Gesù gli dice, what do you want me to do for you? Che cosa vuoi che io ti faccia? Now the man is blind. L'uomo è cieco. It must have been pretty obvious what he wanted. Era ovvio quello che questo uomo voleva. So why did Jesus ask the question? Perché Gesù fa quella domanda? Because Jesus needed to see what his faith expectation was. Perché Gesù voleva vedere che cosa si aspettava Bartimeo con la fede. So he said, Lord, I want my sight back. E disse, ridammi la vista. And Jesus says to him, e Gesù dice, do you believe that I'm able to do this? Credi che io sia capace di fare questo? But because he had that faith expectation, siccome lui si aspettava qualcosa della fede che aveva, Jesus says to him, Gesù gli dice, go your way, vai, it will be done as you have believed. Ti sia fatto come hai creduto. You see, the woman with the issue of blood, she wouldn't be put off. Vedete, la donna con il sangue, con l'emorroissa, non si lasciò mettere da parte. Bartimaeus wouldn't be put off. Bartimeo continuò lo stesso. They had faith expectation. Perché avevano aspettative della loro fede. Si aspettavano qualcosa della loro fede. Now, I'm not just talking about healing this morning. Non parlerò stamattina solamente di guarigione. Because in our lives we need faith for all kinds of things. Perché nella nostra vita noi abbiamo bisogno di fede in tutti i campi della nostra vita. Every day there are needs that have to be met. Ogni giorno abbiamo bisogno che il Signore risponda a qualche nostro bisogno. Either in our own lives, nella nostra vita personale, or in the lives of other people that we're seeking to help in some way. O nella vita di altre persone che noi stiamo cercando di aiutare. Every day we pray. Ogni giorno noi preghiamo. We pray for ourselves. Preghiamo per noi stessi. We pray for other people. Preghiamo per altri. But you see, the question is this. Ma vedete, la domanda è questa. When you pray, quando tu preghi, what's your expectation? Che cosa ti aspetti? You see, if you have no expectation, ma se tu non ti aspetti nulla dalla tua preghiera, there is nothing for God to answer. Dio non ha nulla a cui rispondere. Because he doesn't promise to answer the words, perché lui non promette di rispondere alle parole, but he promises to honor our faith. Ma promette che onorerà la nostra fede. Somebody thought amen, but they forgot to say qualcuno dopo dire amen per di voi. Hallelujah. You're very quiet this morning. Siete molto calmi stamattina, cosa vi succede? So we can see how important it is to have expectation. Perciò noi possiamo vedere quanto è importante aspettarsi qualche cosa dalla nostra fede. So when we're praying and asking God to do something, perciò quando si prega e ci aspettiamo che Dio faccia qualche cosa, we first need to pause and ask ourselves a question. Prima di tutto dobbiamo fermarci un attimo e porci una domanda. What's my expectation? Che cosa mi aspetto io? Now Jesus said, Gesù ha detto, if any two of you agree concerning anything, it will be done by my Father in heaven. Se due di voi si mettono d'accordo su qualche cosa, mio Padre nel cielo lo farà. What does he mean about agreeing? Che cosa vuol dire quando mettetevi d'accordo? He doesn't mean somebody prays some words. Non vuol dire che uno prega una parola. Somebody else says amen. E l'altro dice amen.
It means if two of you agree, dice se due di voi si mettono about your expectation, secondo quello che vi aspettate. If two of you agree in faith, se voi due di voi si mettono d'accordo con la fede, if two of you agree as to what is going to happen as a result of this, se due di voi sono d'accordo su quello che sarà il risultato della vostra fede. So when we have expectation, perciò quando noi ci aspettiamo qualche cosa, we are sure and certain of what is going to happen as a result of the prayer. Noi siamo sicuri di quello che succederà come risultato della preghiera. You see the woman that pressed through the crowd? Quella donna che si fece largo tra la folla, she was sure she would be healed if she touched Jesus. Lei era sicurissima di essere guarita se toccava Gesù. Bartimaeus was sure he would get his sight back. Bartimeo era sicuro di poter vedere di nuovo. Mary was sure that she would become pregnant. Maria era sicura di rimanere. After the revelation from the angel. Dopo la rivelazione dell'angelo. There's no question mark. Non ci sono dubbi. There's no doubt. Non ci sono dubbi. There's expectation. Aspettatevi qualcosa. What God has said, perché quello che Dio ha detto, is going to come into being. Questo succederà nella vostra vita. Alleluia. Now we have to be careful. Ora dobbiamo stare molto attenti. Expectation is not the same thing as wishful thinking. L'aspettativa non è la stessa cosa di un desiderio. When we pray for something, quando noi preghiamo per qualche cosa, we all know what we would like to happen. Noi tutti sappiamo quello che vorremmo che succedesse. We know what we would like God to do. Noi sappiamo ciò che vorremmo che Dio facesse. But that is not the same as expecting He will do it. Ma questo non è la stessa cosa di sapere e di aspettare che lui faccia qualcosa, di sapere quello che farà. I could pray today. Io potrei pregare oggi. And say to the Lord. E dire al Signore. This week, Lord. Questa settimana. Please send me through the post. Fammi arrivare per posta. 1 million euros. 1 milione di euro. Now I would like that to happen. Certo, io vorrei che questo succedesse. So I could give all the money to uomini nuovi. Perciò potrei dare tutti i soldi a uomini nuovi. Pastor Giuseppe would also like that. Il pastore Giuseppe salterebbe di gioia. Everybody who works for uomini nuovi would like that. Tutti coloro che lavorano per uomini nuovi sarebbero felici di questo. I really expect it to happen. Ma io mi aspetto veramente che questo succeda. Am I sure and certain that this week in the mail there will be 1 million euro? Sono assolutamente sicuro che questa settimana nella posta ci sarà 1 milione di euro per me? The answer to that is no. La risposta è chiara, è no. I don't have that expectation. Io non mi aspetto questo. So there's no point in me praying. Perciò non conviene pregare. Say, Lord, send me a million. E dire, Signore, mandami 1 milione di dollari, 1 milione di euro. Because I've got no expectation that it will. Perché so che non succederà. Non mi aspetto questo. Now, ora, there was a time. Ci sono stati momenti when we were believing God for the money to buy our Bible school, our Bible college. Quando noi abbiamo creduto il Signore ci avrebbe mandato del denaro per comprare la nostra scuola biblica. And one day God spoke to me. E un giorno il Signore mi parlò. And He said, Colin. E mi disse, Colin, I give you $1 million. Ti darò 1 milione di dollari. 3 months later. Yeah. 3 mesi più tardi. $1 million. Yeah. Arrivò 1 milione di dollari. On the last day. L'ultimo giorno. Before we were due to pay for the building. Prima che dovessimo pagare per questo palazzo. We told them we'd pay by cash. Noi dicevamo loro vi pagheremo in contanti. Although at the time we didn't have it. Anche se non avevamo assolutamente nulla al momento. But we paid for everything by cash. Ma pagammo tutti i contanti in quel giorno. And I said to the Lord, e io dissi al Signore, Lord, why did you leave it to the last minute? Gesù, ma perché l'hai lasciato proprio all'ultimo minuto? And he said to me, e mi disse, because you didn't need it to the last minute. Perché non avevi bisogno fino all'ultimo giorno. But you see, e
vedete? But those months were a walk of faith. In quei mesi di aspettativa noi camminammo. Did I believe what God had said? Credete quello che il Signore aveva detto. I knew it wasn't wishful thinking. Sapevo che non era un desiderio. Because I actually met with God in His glory when He gave me that promise. Perché io mi ero incontrato con Dio nella sua gloria quando mi fece quella promessa. So I knew it hadn't come from me. Perciò io sapevo che non veniva da me. Literally come from the glory of God. Ma dal mio Dio glorioso. So it wasn't wishful thinking. Perciò non era solo un desiderio. Like Mary receiving the visitation of the angel. Come Maria quando ricevette la visitazione dell'angelo. I had a visitation of God. Io ebbi una visitazione da Dio. He gave me that word. Perciò mi diede quella parola. So then I have to believe what he said. Perciò io dovetti credere a ciò che lui disse. Mary had to believe. Come Maria dovette credere. And I have to hold on to that promise for months. E dovetti mantenere quella fermo in quella promessa. But then I knew this. Ma io sapevo questo. The one who promises is faithful. Colui che promette è fedele. And he never ever breaks his word. E non rompe mai la sua parola. He never fails to fulfill his promise. Lui mantiene sempre le sue promesse. So I praise God for his faithfulness. Perciò io lodo il Signore per la sua fedeltà. When the money came, quando il denaro arrivò, I didn't praise the Lord for the money. Io non ringraziai il Signore per il denaro. That might seem strange. Mi sembra strano forse. But I wasn't thanking the Lord for the million. Ma io non ringraziai il Signore per il milione di dollari. I was thanking the Lord for His faithfulness. Io lo ringraziai per la sua fedeltà. Oh Lord, you are so faithful. Dice Signore, tu sei così fedele. But you see, He is always faithful. Ma lui è sempre fedele. And because He's always faithful, e siccome lui è sempre fedele, He will always do what we expect. Lui fa sempre ciò che noi ci aspettiamo. Now my wife will tell you. Mia moglie mi può dire. I expected that million dollars. Io mi aspettavo quel milione di dollari. Just before it was given, I was ministering in Australia. Prima che mi fosse dato, ero in Australia. And I was phoning her. E telefonavo. Saying, has my million dollars arrived? Chiedevo a Carolina, ma è arrivato sto milione di dollari? There was no doubt in my mind. Io non avevo nessun dubbio nella mia mente. That it would have to come. Che sarebbe arrivato. Now I'm just using this as an example. Vi uso questo come esempio. When you have revelation from God, quando voi avete rivelazione da Dio, you can have expectation. Potete aspettarvi da Dio. Whatever He has said. Che tutto ciò che lui ha detto succederà. But of course in the scriptures, ma naturalmente nella scrittura, we have God's words. Abbiamo le parole di Dio. And He is faithful to His word. E lui è fedele alla sua parola. So we've got a whole lot of promises there. Perciò nella scrittura ci sono un'enormità di promesse. And the Holy Spirit wants those promises to become revelation in our hearts. E lo Spirito Santo vuole che queste promesse diventino rivelazione nel nostro cuore. He's the Spirit of Truth. Perché lui è lo Spirito di verità. Guides us into all the truth. Lui ci guida in tutta la verità. Takes the things of Jesus. Lui prende le cose di Gesù. And He declares them to us. E le dichiara a noi. So they actually become life within us. Così possono diventare vita in noi. I want three people up here to help me for a moment. Tre persone vengono qua per aiutarmi. You three in the front row. Tre persone più avanti, venite qua. Okay. You can just face the back there. You don't have to look at that. No, guardate, guardate. Just schiena. Che ti vedi schiena. Now, this is the greatest day of their lives. Questo è il giorno più importante della loro vita. This is God the Father. Questo è Dio, il Padre. This is God the Son. Questo è il Figlio. And this is God the Holy Spirit. E questo è lo Spirito Santo. Now, in chapter 16 of John's Gospel, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, Jesus is speaking. Gesù parla. And He says this. E dice questo. Everything that the Father has, tutto ciò che il Padre ha, is mine. È mio. And everything that is mine, e tutto ciò che è mio, the Holy Spirit makes known to you. Lo Spirito Santo ve lo rivela.
No, you didn't get it. Non avete capito bene. You didn't get it. We'll do it once more. Attenti, lo rifacciamo. Jesus is speaking. Gesù parla, è lui che parla. All that the Father has. Tu dice Gesù, tutto ciò che il Padre ha is mine. È mio. And everything that I have. E tutto ciò che io ho. The Holy Spirit. Lo Spirito Santo. Makes known to you. Ve lo rivelerà. It means that God intends you to have. Questo vuol dire che Dio vuole che voi abbiate nell'esperienza everything that the Father has, tutto ciò che il Padre ha, everything that the Son has, tutto ciò che ha il Figlio, everything that the Holy, tutto ciò che lo Spirito Santo. Amen. You can do better than that. We'll do it once more. Potete fare meglio di questo, lo rifacciamo. The Lord intends. Il Signore that you should have, intende dire che voi avrete tutto ciò che il Padre ha, tutto ciò che il Figlio ha, tutto ciò che lo Spirito Santo ha. Is that your expectation? È questo che vi aspettate voi? You see, that's Jesus' expectation. Questa è l'aspettativa che aveva Gesù. That's why he spoke those words at the last supper. Ecco perché disse queste parole nell'ultima cena. His expectation. Ciò che lui si aspettava. That all those who become his followers. Era che tutti coloro che diventavano lo seguivano. Should have everything that the Father, the Son, and the Holy Spirit have. Avrebbero avuto tutto ciò che aveva il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. That's his expectation. Questo è quello che lui si aspettava. It's his expectation for you. E queste sono le sue aspettative per voi. Amen. Now, Paul says, Paolo dice, the secret is this. Il segreto è questo. Christ in you. Cristo in voi. Now, do you believe that you have Christ in you? Credete che Cristo è dentro di voi? If you're born again, se tu sei nato di nuovo, Christ lives in you. Cristo vive in te. If you've been baptized in the Spirit, se sei stato battezzato nello Spirito, the life and the power of Christ is within you. La vita potente di Cristo è dentro di voi. So, what's your expectation? Perciò che cosa vi aspettate? Today. Oggi. Tomorrow. Domani. The next day. Dopodomani. Do you just say, thank you Lord you live in me? Dite già, dite solamente, grazie Signore che vivi in me. But you ignore his presence. E ignorate la sua presenza dentro di voi. Or do you believe what Jesus said? O credete a ciò che Gesù ha detto? All things are possible for he who has faith. Tutto è possibile per colui che ha fede. You see, do you believe not just in Christ? Vedete, voi credete non solo in Cristo, but do you believe in the Christ in you? Ma voi credete nel Cristo in voi? You see, Jesus says. Gesù ha detto. All things are possible. Tutto è possibile. To those who expect. Per coloro che si aspettano. Because that's what it means to believe. Perché questo è quello che vuol dire credere. You can't believe unless you expect something to happen as a result of your faith. Non puoi credere a meno che tu non ti aspetti qualche cosa come risultato della tua fede. I've got to come down here because scendo. Too far away from you. Sono troppo lontano da voi. You're too lovely to be so far away. Siete così belli che vi voglio vedere. Now I can see Italian faces. Finalmente posso vedere qualche faccia italiana. Up there you can't see anything in the light. Da là non si vede niente perché c'è la luce. Now are we ready? Siamo pronti? God wants us to have expectation. Dio vuole che noi ci aspettiamo qualcosa. That the Christ in us. Che il Cristo che è dentro di noi.
will work through us. Opererà attraverso di noi. In whatever ways are necessary. In tutto quello che è necessario. Day by day. Giorno dopo giorno. Jesus said. Gesù ha detto. You will have power when the Holy Spirit comes upon you. Voi avrete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. So you have the power of God within you. Perciò voi avete la potenza di Dio dentro di voi. You have the power of Christ. Voi avete la potenza di Cristo. And Jesus said, e Gesù ha detto, anyone who believes, tutti coloro che crederanno, will do the same things as I have been doing, faranno le stesse cose che io ho fatto, and greater things, e ancora più grandi faranno. Because I go to the Father. Perché io vado al Padre. Now, what's that? Cosa vuol dire? That's Jesus' expectation. Questo è ciò che Dio, Gesù si aspettava. Not just of mighty preachers. Non un grande predicatore solamente. Ma per tutti coloro che credono. It's like Jesus saying. È come che Gesù dicesse. My expectation. Ciò che mi aspetto. Is that anyone who believes in me. È che tutti coloro che credono in me. Will do the same things as I've done. Facciano le stesse cose che io ho fatto. He'll be able to do even greater things. E farà cose ancora più grandi. Because I'm returning to the Father. Perché io vado al Padre. And when I return to the Father, e quando torno al Padre, I'll pray that the Holy Spirit is poured out. Io prego che lo Spirito Santo scenda su. So then we'll be able to pray for people. Sia capace di fare the Spirit. Le persone che sanno ancora in piedi. Jesus couldn't do that. Gesù non poteva fare. Because the Spirit was not yet given. Perché lo Spirito Santo. Because he was not yet glorified. Perché non era ancora stato glorificato. So that's even greater. Perciò è ancora più grande. Greater than being healed. Grande di essere greater than any other miracle. Grande di altri miracoli. To have the Holy Spirit. Lo Spirito Santo. And to be able to pray for others. Ed essere capace di pregare. The power of the Holy Spirit. Ed altri con la potenza dello Spirito Santo. It's a greater thing still. È una cosa ancora più grande. Jesus' expectation. Le aspettative di Gesù. Is that anyone who believes. È che tutti coloro che credono. Will do this. Faranno queste cose. So that's his expectation for you. Queste sono le aspettative per voi. Some of you are looking happy. Vedete, alcuni di voi mentre guardo sembrano felici. Some of you look as if you don't believe. Alcuni di voi hanno il viso di qualcuno che non crede. Faith. It's very simple. La fede è molto semplice. Complimenti. C'è una seggiola? Let me just demonstrate faith. Are you ready? Voglio dimostrarvi ciò che è la fede. You see, some people think faith is so difficult. Alcuni pensano che la fede sia così difficile. No, faith is easy. Fede è facile. Watch. Guardatemi. There you are, that's faith. Ecco, questa è la fede. You see, I expected. Io mi aspettavo. That when I sat on this chair. E quando mi sono seduto su questa seggiola. It would support my weight. Mi avrebbe supportato, avrebbe mantenuto il mio peso. That's faith. Questa è fede. Perciò ogni giorno faith is operating in your life. La fede opera nella vostra vita. There are certain things that you expect. Ci sono alcune cose che voi vi aspettate. Just natural things like that. Cose naturali come quella di sedere su una seggiola. When you came in here, quando voi siete arrivati stamattina, you sat on that seat. Vi siete seduti su questa poltrona. You didn't pray over it. Non avete pregato prima di sedervi. You didn't say, non avete detto la parola. Oh, Signore, what a wonderful seat. Che meraviglioso. This is such a great seat. È grande, bello. Oh God, I have such faith in you. Signore, ho tanta fede in te. Oh Lord, I believe. Io credo. That if I put my weight in this seat, il mio peso it will support. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you for this grazie seat. Per thank questa you seggiola. For this seat. Grazie glory per questa to you, Lord. Gloria a te, Signore. You see, if you went on like that, se voi aveste fatto questo, somebody would say, qualcuno avrebbe detto, you're crazy. Sei pazzo. But I hear Christians pray like that. Ma io sento molti credenti che pregano. Oh Lord, you are so mighty, you are so wonderful, you are so glorious. Lord, I know you can do this. So che so I know you can do this miracle.
so che sono potente. Don't need me to tell. Non ho bisogno che te me lo dica. Non ho bisogno che te me lo dica. But what do you expect me to do because I'm mighty? Ma cosa ti aspetti che io faccia perché sono potente? That's what I want to hear. Ecco quello che vuole sentire il Signore. What do you expect? Che cosa ti aspetti che io faccia? Now, we expect all kinds of natural things every day. Noi ogni giorno ci aspettiamo tutti i tipi di cose naturali che succedano. But as Christians, ma come credenti, we live in the supernatural. Noi viviamo nel soprannaturale, non nel naturale. God is supernatural. Dio è soprannaturale. The gospel is supernatural. Il Vangelo è soprannaturale. God's word is supernatural. La parola di Dio è soprannaturale. The spirit of God in you is supernatural. Lo spirito di Dio dentro di voi. Everything about the Christian life. Tutta la vita cristiana è soprannaturale. If you take away the supernatural, se voi togliete il soprannaturale, there's no God, non c'è Dio, no gospel, non c'è Vangelo, no heaven, non c'è cielo, no salvation, non c'è salvezza, nothing, nulla. Everything is supernatural. Tutto è soprannaturale. Now supernatural means it's above the natural. Soprannaturale cosa vuol dire? Che è sopra il naturale. So you see, God is really saying to us. Perciò quello che Dio ci dice è questo. Not what do you expect to happen naturally to you every day? Che cosa ti aspetti che ti succeda nel modo naturale ogni giorno? What do you expect supernaturally? Ma cosa ti aspetti nel modo soprannaturale ogni giorno? When you pray, quando preghi, do you expect supernatural answers? Devi aspettarti risposte soprannaturali. About six of you. Sei di voi hanno detto amen. Gli altri? Six said amen. Lo dite amen? Six of you. Now, if we're really expecting supernatural things to happen, se noi ci fossimo veramente aspettati di un soprannaturale in noi, ogni volta che preghiamo, you would never miss a prayer time. Non manchereste mai a un incontro di preghiera. You would never need a pastor to encourage you to pray. Non avreste mai bisogno che il vostro pastore vi dicesse vieni a un incontro di preghiera. Today is Sunday morning. Oggi è domenica mattina. That's not the greatest revelation we're going to get today. Certo, questa non è la più grande rivelazione che vi dirò oggi. But normally you will be in your local church on a Sunday morning. Normalmente durante la settimana siete nella vostra chiesa la domenica mattina. When you go to your church on Sunday, quando andate nella vostra comunità la domenica mattina, what do you expect? Cosa vi aspettate? Service. Servire un culto. The same thing as last week. La stessa cosa della settimana prima. The week before. La settimana ancora prima. The week before. E prima. The week before. E prima. E prima. If that's your expectation. Se queste sono le vostre aspettative. There's nothing supernatural about it. Non c'è nulla di soprannaturale in questo. Surely when the body of Christ comes together. Certo, quando il corpo di Dio si riunisce, si mette insieme. In the power of the Holy Spirit. C'è potenza dello Spirito Santo. We should expect. Supernatural thing. Dobbiamo aspettarci cose soprannaturali attraverso la potenza dello Spirito Santo. We should expect people to be healed. Dobbiamo aspettarci di vedere. We should expect lives to be changed. Dobbiamo aspettarci di vedere vite cambiate. We should expect people to come to the Lord. Dobbiamo vedere persone che vengono al Signore. We should expect miracles. Dobbiamo aspettarci miracoli. You can still expect things. Ma
tutti proviamo lo stesso a aspettare delle cose. Even if nobody else. Anche se nessuno se l'aspetta, aspetta. You can expect to meet with God. Aspetta che tu di incontrare Dio. You can expect supernatural. Aspetta che tu con il soprannaturale. Everything that is spiritual is supernatural. Tutto ciò che è spirituale è soprannaturale. You don't have to say, oh, the leadership isn't expecting anything. Non dovete dire, beh, la nostra leadership non si aspetta nulla. That's sad. Triste. Because it's not what God intends. Perché non è quello che intende Dio. But that doesn't stop you. Ma quello non ferma te. Because your faith is not dependent upon the leadership. Perché la tua fede non dipende dalla leadership. Your trust is in the Lord. La tua fiducia è in Cristo. Not in the leadership. Non nella leadership. Amen. Amen. It's the Lord that does the supernatural things. È il Signore che fa le cose soprannaturali. So, what are you going to expect next Sunday? Perciò cosa vi aspetterete la prossima settimana? But you see, the trouble is this. Vedete, il problema è questo. There are certain things that are the enemies of expectation. Ci sono certe cose che sono le nemiche delle nostre aspettative. And we have to nail those things. E dobbiamo inchiodarle. For example. Esempio. Reason is the enemy of faith. La ragione è la nemica della fede. See, reason is your own natural thinking. La ragione è il vostro pensare naturale. But natural thinking, ma pensare naturale, isn't supernatural. Non è soprannaturale. It isn't that God doesn't want you to think. Non è che il Signore non voglia che voi pensiate. He wants to expand your thinking. Vuole espandere il vostro pensiero. To expect the supernatural. Affinché vi aspettiate poi il soprannaturale. Let me give you an example from Jesus' ministry. Vi do un esempio dal ministero di Cristo. Jesus has been preaching all day. Gesù aveva predicato tutto il giorno. I like that. Mi piace questo. Because it means that Jesus preached longer sermons than I do. Mi piace questo perché questo vuol dire che Gesù predicava dei sermoni molto più lunghi dei miei. So if anybody says to me, you preach for a long time today. Perciò se qualcuno mi dice hai predicato troppo lungo. I can say to them. Dico loro. But I never preached for as long as Jesus. Non ho mai predicato lungamente come Gesù. He went all day long. Lui è andato avanti tutto il giorno. Alleluia. Ma alla fine della giornata. People are hungry. Le persone erano. He didn't want to send them away. E non voleva mandarli via. So that they were faint on. On that journey. So he said to the disciples, let's give them supper. Perciò disse ai discepoli, diamolo da mangiare prima che se ne vadano. Now the disciples were reasonable people. I discepoli erano persone che ragionavano. Jesus was teaching them how to live in the supernatural. Gesù stava insegnando loro come vivere nel soprannaturale. But they hadn't got very far in their ma non avevano capito molto in quello che il Signore diceva. So they say, perciò dissero, but look, we're miles away from any stores. Ma signore, siamo lontani miglia e miglia da negozi. And we don't have enough money, even if there were stores, to be able to buy bread. E anche se ci fossero dei negozi, non avremmo sufficiente denaro per comprare cibo per tutte queste persone. Well done, disciples. Bravi discepoli. Very true. Vero, è proprio vero, tutto it vero. Can't be done. Non può essere fatto. But the scripture says, ma la scrittura dice, Jesus knew already what he would do. Gesù sapeva già quello che lui avrebbe fatto. Why? Perché? Because he didn't think naturally. Perché lui non pensava in modo naturale. Lui pensava in modo soprannaturale. So he said, make the people sit down. Perciò disse la prima cosa, fatemi sedere. He said, well, we've only got this little boy's picture. Ma signore, abbiamo solamente questo piccolo cosa che questo ragazzo ci ha portato. Now the first miracle takes place. Primo miracolo succede. This little boy. Questo piccolo ragazzo. He's got five little loaves. Ha cinque pagnotte. And two small fish. E due piccoli pesci. For his picnic. Per il suo picnic. What's the first miracle? Che cos'è il primo miracolo? The boy gives his picnic away. Che il ragazzo dà tutto il suo cibo via, lo dona agli altri, questo è il primo miracolo. Don't you know anything about little boys?
Non sapete cosa fare i piccoli ragazzi? That's mine. È mio. That's my team. È mio, è la mia roba. My mother gave me that team. Mia mamma me l'ha data di mio. She said, go listen to that preacher all day and here's your team. Non ascoltare quel predicatore, tutto è tuo, dice la madre. But he gives it up. Ma il primo miracolo è quello di tutto ciò che ha. E Gesù lo vede. Blesses. Lo benedice. Blesses. Benedice. Blesses. Benedice. Supernatural. Supranaturale. Blesses. Lo benedice. Breaks it into pieces. Spezza in piccoli pezzi. And gives it to the disciples. E lo dà ai discepoli. You go here with you. E ora voi andate e lo date al popolo. I always imagine Peter. Mi immagino Pietro. He's got less than half a little loaf. Ha un pezzettino solo di pane. He's got the head of a fish. Ha una testa di un pesce. And Jesus says to him. E Gesù gli dice. That's your 500. Questi sono i tuoi 500, dice. So he breaks a little piece off. Gives it to the first one. Prende una piccola briciola dal primo. Bless you, brother. Ti benedico, fratello. Praise God. Gloria al Signore. Next one. Altra briciola. Bless you, brother. Ti benedico, fratello. I hope it fills you. Spero che ti riempia. And then he begins to see what happens. Poi cosa succede? The more he breaks off. Più lui toglie. The more there is off. Più arriva. Oh, here you are, brother. Have as much as you like. Diventa sempre più grande, ne dà la sufficienza. Alleluia! Does God do those things today? Pensate che oggi il Signore le faccia le stesse cose? Sì, sì. He's done it many times in our experience. L'ha fatto tante volte nella nostra esperienza di vita. When we've had small joint. Quando avevamo un piccolo pezzo di carne. Just enough for our family. Solamente sufficiente per la nostra famiglia. And cut. E l'abbiamo tagliato. 20. Per 20. 25. 25. And we just keep the cut. E continuavamo a tagliare. God keeps multiplying. E il Signore continuava a moltiplicare questa carne. Many, many times. Molte volte ci è successo questo. When we were in that position. Quando noi eravamo in quella posizione. Needing to feed other people. Di Dio, avevamo bisogno di dare da mangiare ad altre persone. Supernatural. Soprannaturale. But God wants us living in the supernatural. Ma Dio vuole che noi viviamo nel soprannaturale. To expect the supernatural. Dobbiamo aspettarci il soprannaturale. Every day. Ogni giorno. When you pray. Quando preghi. When you speak. Quando parli. So often you can be in a situation. Molte volte ti puoi trovare in certe situazioni. You don't know what to say. E non sai cosa dire. You don't know what to do. Non sai cosa fare. That's great. Bene così. Because you've got Christ in you. Ma tu hai Cristo dentro di te. He always knows what to say. Lui sa sempre quello che deve dire. He always knows what to do. Lui sa sempre quello che deve fare. So what you've got to do is talk to him. Perciò quello che devi fare è chiedere a lui. Jesus, I don't know what to say. Signore, non so cosa dire. But you don't know what to say. Ma tu non sai cosa dire. Holy Spirit, just give me the words, right? Spirito Santo, dammi le parole necessarie ora. Just as you promised. Come tu hai promesso. And he will. E lui lo farà. And he'll give you the words immediately. E vi darà le parole subito. He won't stand there dumb. Non sarà muto dentro di voi. The words will come. Le parole arriveranno. And when you don't know what to do, e quando non sapete cosa fare, the Lord knows what to do. Il Signore sa quello che deve fare. When you're faced with a situation. Quando avete davanti a voi una situazione speciale and you can't do anything, e non potete fare nulla, there's someone in you, c'è qualcuno dentro di voi nothing is impossible. Al quale nulla è impossibile. And he says, e lui dice, all things are possible. Tutte le cose sono possibili. But he has faith. Colui che ha fede. All things are possible. Tutte le cose sono possibili. But he has expectation. Colui che si aspetta dalla fede. Now, yeah.
I'm speaking of this session. Ora parlo di questa sessione. Have you realized? Vi siete resi conto che sto parlando a voi? I've got another session at I think 6 o'clock. Ho un'altra sessione oggi pomeriggio. And then we've got the worship and prayer session. Last thing tonight. E questa sera avremo un'altra sessione magnifica di lode, adorazione, preghiera con ieri sera. That will be miracle time. Questa sera è il tempo dei miracoli. I can speak it. Io ve lo posso dire. And I know that God will honor that. E io so che Dio onorerà ciò che mi aspetta. Will you receive a miracle? Riceverete un miracolo? Will you receive a healing? Riceverete guarigione? Well, that depends what you expect. Tutto dipende da ciò che voi vi aspettate. I'm telling you now. Vi dico ora. So that by the time you come this evening. Perché quando questo succederà questa sera? Arriviate aspettando qualcosa. Di ricevere ciò che vi aspettate. No, of course, you don't have to wait till this evening. Certo, non dovete aspettare fino a stasera. Oh, you could get healed before lunch. Potete anche essere guariti prima di pranzo. Because the Lord's at this moment. Perché il Signore non ha tempo, fa quello che vuole. Just as he will be here tonight. Ma come potrà guarire questa sera? I mean, even as you're listening to me. Ma anche mentre mi ascoltate. Some people could be being healed right now. Qualcuno potrebbe essere guarito ora, in questo momento. Because suddenly there's expectation. Perché in questo momento le aspettative sono nel nostro cuore. God isn't going to be limited by our timetable. Vedete, il Signore non è condizionato dai nostri orari. Amen. Amen. Suddenly there can be that heart expectation. Tutto all'improvviso queste aspettative possono entrare dentro di noi. Now listen. Ascoltatevi e attenzione. Quello che Gesù ha detto is that this expectation è che queste aspettative has to be in the heart. Deve essere nel cuore, not in the head. Non nella mente. Reason, la ragione is an enemy of faith expectation. È una nemica delle aspettative di fede. Because miracles are totally unreasonable. Perché i miracoli non hanno ragione, non they're beyond reason. Sono oltre la ragione. But the enemy is also our enemy. Ma il nemico è il nostro nemico. The enemy of faith expectation. Ed è il nemico delle aspettative di fede. He's the one that says. Lui è quello che dice. You won't be healed. Tu non sarai guarito. You won't have a dream. Tu non ti aspettare i miracoli. God will not. To do that for you. Dio non farà questo per te. But he's a liar. Ma lui lo sapete che è un bugiardo. So why listen to him? Perché ascoltate lui? How do you know when the Holy Spirit is talking to you? Come fate a sapere quando è lo Spirito Santo che vi parla? He's positive. È positivo. How do you know when it's the devil? Quando sapete se è il diavolo? He's negative. Lui è negativo. The Holy Spirit says. Lo Spirito Santo dice. God can. Dio può. And God will. E Dio fa. The devil says. E Dio dice. No. Dio non può. Who are you going to listen to? Chi ascolterete? There are people here today. Ci sono persone qui oggi. You have a need for 20, 30, 40 years. Sono 40 anni, 30 anni che aspettate una risposta al vostro bisogno. And you got to the point of thinking, e voi siete arrivati a pensare this is never going to get solved. Non succederà mai. But today, oggi, God is going to heal Dio you. Ti risponderà. For 20, 30, 40 years. Ciò che in questi anni lo dirà oggi. Why? Perché? That's my expectation. Perché te lo aspetti. And God has built that expectation into me. E Dio ha costruito questa aspettativa dentro di me. Everywhere I go, I expect that. Ogni posto dove io vado, everywhere I go, io aspetto qualche cosa e Dio.
Now, does that mean that every sick person here is going to be healed? Attenzione, vuole dire questo che tutte le persone ammalate in questa assemblea guariranno? I wish that. Io lo vorrei. I wish that. Io lo vorrei. But that's not the same as expectation. Ma questo non è la stessa cosa dell'aspettativa. My expectation. La mia aspettativa is that those of you who expect è che coloro di voi che hanno aspettative si uniranno alle mie aspettative agree, e siccome ci chiamano il nostro padre lottarà. Naturalmente c'è un altro nemico delle nostre aspettative, and that's doubt. E questo è il dubbio. What's that? Che cos'è il dubbio? It's when you listen to yourself. È quando voi ascoltate voi stessi. It's when you believe your history. È quando voi credete alla storia della vostra vita. Or what has happened in the past. Di tutto ciò che è successo nel vostro passato. And you come to the conclusion. E arrivate alla conclusione. Well, I prayed so often about this. Ho pregato tanto tempo per and questo. Non è mai successo. So how can I expect things to happen? Perciò come posso aspettarmi che queste cose per le quali ho pregato tanto tempo succedano oggi? Ascoltatemi. When you pray all those times, quando tu hai pregato tutti quei momenti, for years, anche per anni forse, what did you expect? Che cosa ti aspettavi? Io so che se tu ti aspettavi di essere guarito, tu saresti stato guarito. You might have wished for healing. Forse hai desiderato questo. You might have wanted the healing. Forse hai desiderato la guarigione. You see, people often say, molte persone alcune volte dicono, I really believe God will heal me. Io credo fermamente che il Signore mi voglia guarire. That's not faith. Questa non è fede. No. That's not expectation. Queste non sono aspettative. That's saying sometime in the future God is going to do. È come dire qualche momento nel futuro Gesù lo farà. But what does the scripture say? Ma cosa dice la scrittura? Today is the day. Oggi è il giorno della salvezza. Ascoltate. That can also be translated. Può essere tradotto anche. Today is the day of healing. Oggi è il giorno della guarigione. It's not tomorrow. Non è domani. It's not next week. Non è la prossima settimana. Non è il prossimo mese. Our expectation. Le nostre aspettative. Today. Oggi. Amen. Sì, Signore. Today God is going to bless. Oggi il Signore mi benedirà. Today God is going to touch my life. Oggi il Signore toccherà la mia vita. Today God is going to heal me. Oggi il Signore mi guarirà. Or at least, or almeno, He's going to begin a process of healing. Comincerà un processo di guarigione nella mia vita. Today. Oggi. You see, faith comes from healing. Vedete, la fede viene dall'udire. Are you hearing? State ascoltando? State ascoltando la proclamazione di Cristo? Now, don't come tonight expecting me to heal. Non venite questa sera aspettandovi che io vi guarisca. Because we won't be agreeing. Perché non saremo d'accordo. My expectation. La mia aspettativa. Is that Jesus è che Gesù vi parlerà. Sometimes we look to the one who is ministering. Molte volte noi guardiamo la persona che ci ministra. Well, that's the wrong expectation. Questa è un'aspettativa sbagliata. Because he's just an instrument. Perché lui è solo uno strumento. For Jesus to use. Che Gesù sta usando. But Jesus is the one. Ma Gesù è colui che. Right now, let me tutto. Let me let you into a little secret. Voglio dirvi un piccolo segreto. What all this is about today. Tutto ciò che succede oggi. Is not just you being me. Non è solamente voi che siete guariti. Oh, that's going to be nice. Sarà bello. That'll be bene.
you'll be very thankful. Sarete contenti e ringrazierete il Signore. But actually, God has got a bigger motive for that. Ma Dio ha un motivo molto più grande, una ragione molto più grande per la vostra riunione oggi. You see, there are a few hundred people here. Ci sono centinaia di persone qui. And God's got this plan. E Dio ha questo piano. And His plan. Il suo piano is to release these few hundred people. È di fare andare queste centinaia di persone all over Italy, in tutta l'Italia, e ovunque queste persone andranno succederanno miracoli, succederanno guarigioni, la potenza soprannaturale di Dio arriverà attraverso di loro. Questo è il suo piano. So he's got us together here. Perciò lui ci ha messo insieme just to encourage us. Per incoraggiarci. But the real business. Ma la cosa essenziale is when you go home. È che quando voi andate a casa and you see God touch supernaturally. E vedete che il Signore vi ha toccato in modo members of your family. E ha toccato in modo soprannaturale i membri della vostra famiglia. People in your church, nella vostra chiesa, your work colleagues, ai vostri colleghi di lavoro, your fellow students, i vostri studenti, you begin to see Christ in you. Voi cominciate a vedere touching Cristo in voi, tocca la vita delle altre persone, not just with him, non solo con guarigioni, but you see, ma vedete. So often, molto spesso, you are witnessing to people who need Jesus. Voi testimoniate persone che hanno bisogno di Gesù. Ma you don't always expect that. Ma non sempre vi aspettate che le persone alle quali voi parlate diano la vita al Signore. You sometimes think. Voi molte volte pensate. This one's hard. Oh, che uomo, che persona dura. Oh, he's so far away. Mamma mia, così lontano dal Signore. He hates Christians so much. Odia i cristiani. I don't know that he'll ever come to me. Ma non arriverà mai al Signore. Other people, altre persone, witnessed to them again, yeah. Avete testimoniato a tantissime persone tante volte. Think it'll never happen. E pensate non succederà mai. But now, ma ora, when you start to witness, quando ricomincerete a testimoniare, voi vi aspetterete. Vi aspetterete. Questo is definitely coming to the Lord. Che questa persona verrà sicuramente al Signore. This one, questo is not going to be able to resist. Non resisterà. Because I'm speaking in the name of Jesus. Perché io parlo nel nome di Gesù. I'm praying for him. Io prego per lui. And he or she is going to become the Lord. E lui o lei diventeranno del Signore. In the name of Jesus. You see what I'm saying? Riuscite a comprendere quello che sto dicendo? When the expectation changes, quando le vostre aspettative cambiano, the fruit changes. Il frutto cambia. Do you remember? Ricordate? Just a few days before the crucifixion. A few days before? Before the crucifixion. Che alcuni giorni prima della crocifissione. Jesus is coming into Jerusalem. Va a Gerusalemme. And he sees his fig tree. E vede questo fico. Now it's the springtime. Ora era primavera, come. It's not the time to harvest the figs. Non è il momento di raccogliere i fichi dall'albero. But he goes up to this tree. Ma va davanti a questo albero di fico. And he curses it. E lo maledice. Why? Perché? Because he can see. Perché lui vede. There's not going to be any fruit. Che non darà mai frutto. Because by that time of year, perché in quel tempo dell'anno, the fruit should just begin to fall. I frutti avrebbero dovuto cominciare a formarsi. And the disciples are amazed. E i discepoli sono. That because Jesus cursed the tree, che Gesù abbia maledetto il fico. E questo albero si secca. Why did Jesus curse the tree? Perché Gesù ha maledetto quell'albero? He could see. Lui poteva vedere. No expectation. Che non c'era nessuna aspettativa di frutto.
quel albero di fico rappresenta Israele. You don't want it to represent you. Spero che non vogliate che rappresenti voi. You are not a fig tree without expectation of fruit. Voi non siete un albero di fichi senza aspettativa di frutti. What does Jesus say? Che cosa vuol dire Gesù? Cosa dice Gesù? By their fruit you will know them. Sarete riconosciuti dai vostri frutti. So you're going to go from this conference, you're going to bear fruit. Perciò voi andrete fuori da questa conferenza e comincerete a portare frutto. Now listen. Ascoltate un attimo. The scripture says, la scrittura ci dice that each man's work is going to be tested by fire. Che l'opera di ogni uomo sarà sottoposta al fuoco, sarà testata dal fuoco. Some works are wood, hay, stone. Alcuni saranno di palla, alcuni altri di legno. They can't survive the fire. E questi materiali non possono sopravvivere al fuoco. But our works are silver, gold and precious stones. Ma le nostre opere sono di oro, argento, pietre preziose. They will survive. Sopravvivono al fuoco. What is the wood, hay, stone? Che cosa vuol dire la parola paglia, fieno? Those are all the natural things. Queste sono le cose naturali that you do in your strength. Che voi fate con le vostre forze. They are not fruit that lasts. Non sono frutti che durano. They're not fruit with any eternal damage. Non sono frutti che hanno una dimensione eterna. And I was preaching at a wedding a few months ago. Alcuni mesi fa ho predicato un matrimonio. A very precious young Christian couple. Una bella coppia preziosa cristiana. That God is going to use in mighty ways. Che Dio userà in un modo potente. He's already using them. Lo sta già usando, di vero. And God just laid this scripture on my heart. E il Signore mi mise questa scrittura nel cuore. And He gave us this revelation. E ci diede questa rivelazione. The soul. L'argento is everything you do in obedience to the Holy Spirit. È tutto ciò che tu fai in obbedienza allo Spirito Santo. That will bear lasting fruit. Perché questo porterà un frutto eterno. That will survive the fire. Perché questo sopravviverà al fuoco. The gold, l'oro, is all the refining that God does in your life. È tutto il modo in cui il Signore raffina la vostra vita. To make you more like Jesus. Quando vuole che voi diventiate sempre più come Gesù. Jesus can work more through you. Affinché Gesù possa poi operare sempre di più attraverso voi, raffinati. The precious stone. Le pietre preziose. What are the precious stone? Cosa sono le pietre preziose? The precious stone. Le pietre preziose sono le persone. They're the people whose lives have been touched by Jesus. Sono le persone la cui vita è stata toccata da Gesù. Because of you. Attraverso di voi. Those that have been brought to the Lord. Coloro che sono stati portati al Signore. Coloro che sono stati guariti. Those that have received breakthrough. Coloro che hanno ricevuto aiuto nella loro vita. Because in some way, perché in un certo modo God spoke through you. Dio ha parlato attraverso di voi. God worked through you. Dio ha operato attraverso di voi. God used you. Dio vi ha usati. Silver, gold, precious stone. Perciò oro e pietre preziose. And Jesus says, e Gesù dice, when he comes again, quando mi tornerà, everyone is going to be rewarded. Ognuno riceverà la ricompensa. According to what he is. Secondo quello che lui ha fatto. It's not salvation. Non c'entra con la salvezza. Salvation is his gift. Salvezza è il suo dono. But reward. Non la ricompensa. Is your reward in heaven. Ma la vostra ricompensa è in cielo. There's no reward. Non c'è ricompensa. For what will we burn? Per ciò che abbiamo bruciato. No reward for the wood, hay, stone. Non c'è ricompensa per il legno, la paglia e il fieno. More God uses.
ma più Dio vi usa argento, oro, precious stone, pietre preziose. E più grande sarà la tua ricompensa. Amen. Anybody want a great reward? Chi è che vuole una grande ricompensa? Amen. 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 Let's all stand. Alziamoci in piedi. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. Ti benediciamo, Signore. Alleluia. Just close your eyes. Chiudete i vostri occhi. We want to just get things right with the Lord now. Vogliamo mettere le cose a posto col Signore ora. Very, very simple. In un modo molto semplice. You know, God is so merciful. Vedete, Dio è talmente misericordioso. He doesn't punish us when we do things wrong. Non ci punisce quando facciamo qualcosa di male. Jesus has borne our punishment on the cross. Perché Gesù ha portato la nostra punizione sulla croce. He doesn't lecture us. He doesn't. He doesn't lecture us. Non ci dà lezioni. He just forgives us. Ci perdona. And he says that's how we are to forgive us. E questo è il modo in cui noi dobbiamo perdonare gli altri. Same way that he forgives us. La stesso modo in cui lui ci perdona, dobbiamo perdonare gli altri. All you've got to do. Tutto ciò che dovete just fare talk to Jesus. È parlare a Gesù. And perhaps you need to say to him. E ditegli, Lord, I prayed so often. Signore Gesù, ho pregato tante volte. But without expectation. Senza aspettarmi nulla. Forgive me, Lord. Perdonami, Signore. You might need to say. Forse avrete bisogno di dire, Lord, I've so often listened to reason. Ho ascoltato tante volte la mia ragione. I've listened to my own limited thoughts. Ho ascoltato troppe volte i miei pensieri limitati. I've listened to the doubts of other people around me. Ho ascoltato i dubbi delle persone vicino a me. Please forgive me. Per favore, Signore, perdonami. You might need to say. Forse hai bisogno di dire al Signore, Lord, I believe what the enemy says. Ho creduto troppe volte ciò che il nemico mi ha detto. And he's robbed me of faith. E mi ha rubato la fede. He's robbed me of expectations. Mi ha rubato delle mie aspettative. Please forgive me. Perdonami, Signore. You may need to say. Forse hai bisogno di dire, Lord, I believe that you've given me promises. Io credo che tu mi hai fatto delle promesse, Signore. Through your word. Attraverso la tua parola. By your spirit. Attraverso il tuo spirito. But I haven't believed those promises. Ma non ho creduto a queste promesse. I've questioned them. Mi sono fatto tante domande. I've doubted them. Ho dubitato delle tue promesse. Because I haven't seen them fulfilled immediately. E siccome non ho visto che le promesse si avverarono immediatamente, I gave up on them. Ho perso la speranza. Instead of believing in your faith. Invece di continuare a credere nella tua fedeltà. Please forgive me. Per favore, Signore, perdonami. You may feel like that fig tree. Forse ti senti come quel fico, quell'albero di fico. Lord, I've been a Christian for so long. Signore Gesù, sono stato un cristiano per così tanto tempo. And I've really expected so little. E mi sono sempre aspettato poco. I don't see that there's been very much fruit in my life. Non ho visto tanto frutto, non vedo tanto frutto nella mia vita. I want you to forgive me, Lord. Perdonami, Signore. But I want things to be different in the future. Ma io voglio che le cose siano diverse da oggi in poi. I want to produce silver, gold, precious stones. Voglio produrre argento, oro e pietre preziose. You may have had a need for many years. Forse hai un bisogno che stai aspettando, una risposta che stai aspettando da tanti anni. And really you just got used to living with that condition. E ormai ti sei abituato a non sentirti dare la risposta. And you don't really have any expectation. E non ti aspetti più niente, neanche che questo bisogno sia risolto. And you need to say to the Lord. Devi dire ora al Signore. Lord, forgive me. Perdonami, Signore. Restore my faith today. Signore Gesù, fa crescere la mia fede oggi. I thank you that today is the day of salvation. Signore Gesù, ti voglio ringraziare che oggi è il giorno della salvezza. Thank you that you are faithful today. Grazie che tu sei fedele oggi. Thank you that your word and spirit will work in my life today. Grazie, Signore, perché la tua parola e il tuo
Spirito opereranno nella mia vita oggi. Thank you that nothing is impossible for you today. Grazie, Signore, che nulla è impossibile per te oggi. Thank you that all things are possible for those who believe.